backstage, che fa sempre come quando uno scrive un libro, no? Quando si scrive un libro è molto bello sapere come si è arrivati a quel libro. E allora questo libro che stiamo scrivendo insieme, Tommaso, ci racconti qualcosa di ad esempio la giornata di oggi, di ieri, l'emozione? Tanto un applauso a Sabrina, perché io la ringrazio molto, perché insieme a Giulio Draglia e l'associazione Lingua Doc hanno dato un contributo importante alla realizzazione di questo momento. Con molti di voi ci eravamo incontrati qui l'11 di marzo, quando abbiamo tagliato il nastro della rinascita di questo punto 13, che come sapete è un centro commerciale a cielo aperto che aveva ormai vissuto quasi 20 anni di stato di abbandono e che adesso sta intraprendendo un percorso di rinascita. Primo centro AIEF a Torino di aiuto alle famiglie con i nostri sportelli. E poi è iniziato il percorso di riqualificazione, che grazie anche al contributo di imprenditori attenti al territorio come Fiorenzo Borello, che qui nasce. Ma come dico sempre, ci si potrebbe chiedere come mai una fondazione che si occupa di bambini ha riqualificato un centro commerciale. L'abbiamo fatto per due motivi. Il primo è perché i bambini hanno diritto a vivere in quartieri sicuri, attrezzati e che danno loro delle opportunità e che sono curati e belli. E questo è un concetto a cui noi teniamo tantissimo. E il secondo motivo è il motivo per cui siamo qua stasera, perché nelle periferie è importante riportare opportunità educative, di svago, di crescita, opportunità di incontro. Ecco perché fondiamo questo festival, Ammira Festival, che abbiamo voluto specificare Festival della Cultura e dell'Educazione Civica, che quest'anno, nella sua prima edizione, porterà qui 26 eventi da qui alla fine del mese di giugno, laboratori didattici, spettacoli teatrali, esibizioni musicali. Oggi è iniziato il primo laboratorio didattico educativo con i bambini. Però tutto quello che vi ho detto è frutto di un grande lavoro di squadra e quindi io, per non dimenticare nessuno, vi chiedo scusa, ma voglio citare tutti, spero di non dimenticare nessuno, di coloro che hanno contribuito a mettere un mattoncino per arrivare qui oggi. Partendo dal festival, io voglio ringraziare, attraverso la Presidente Cristina Giovando, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, che ha creduto in questo progetto di Ammira Festival e l'ha sostenuto dandoci un contributo per poterlo realizzare e per poter valutarne l'impatto che questo festival e che il progetto Punto 13 ha sul territorio. Poi voglio ringraziare i nostri media partner, il direttore Beppe Fossati con Cronaca Qui e l'associazione Lingua Doc. E poi la cosa importantissima, le associazioni del territorio, perché noi da quando abbiamo iniziato questo percorso l'abbiamo fatto coinvolgendo le realtà locali. Sono 15 le associazioni di quartiere coinvolte in Ammira Festival e le ringrazio una per una. L'associazione Deca Sport, l'associazione Ranfonst Scherma, l'associazione Lupo Nero Dance, la polisportiva Mirafiori, il CUS Torino, il comitato di quartiere Borgata Mirafiori, la fondazione Casa Teatro Ragazzi, il centro Pannunzio, Movimento Noi Siamo Con Voi, fondazione Piemonte Energia ITS, associazione Crescere Insieme, Sartoria Popolare, Onda Teatro, Poliscultura, Teatrazione, l'associazione Commercianti Mirafiori, la Fondazione Mirafiori, che ha dato un contributo per realizzare i laboratori didattici, le parrocchie, saluto qui Don Gianmarco, i centri estivi e tutti gli artisti professionisti. Vedete che è una grande squadra a cui voglio dedicare un grande applauso, senza dimenticare ovviamente coloro che hanno creduto nella riqualificazione come Fiorenzo Borello, ma anche in questo festival, e quindi gli sponsor, che è molto bello che siano sponsor commerciali del quartiere, che nonostante i momenti difficili che vivono hanno scelto di dare un contributo per realizzare questo festival. E quindi ripeto, Borello, la birroteca, Momenti Felici, che voglio salutare Miriam, non la vedo, perché eccola, perché Miriam è un'altra imprenditrice che ha scelto di aprire in uno di questi negozi abbandonati una cartolibreria che inaugura domani.
un applauso. La farmacia comunale, l'Università di Campus, Lube Cucine, CAF Tutela Fiscale, Fondazione Piemonte Energia, Carrozzeria New Bulling ed Eco Immobiliare. Ecco, queste sono le realtà commerciali, perché noi crediamo molto nel rapporto stretto tra commercio, impresa e sociale, e tutta l'operazione del punto 13 ne è la dimostrazione. Poi voglio ringraziare, e concludo, però ovviamente i ringraziamenti sono tanti perché qui ci sono 2 anni di lavoro, tutto lo staff di Fondazione AIEF, a partire dal nostro consiglio di amministrazione qui con Simona Donati, ad arrivare a tutta l'associazione che raggruppa i volontari con Anna De Luca e Giacomo Torta, e poi tutti i volontari, perché senza di loro tutto quello che vedete qui non sarebbe possibile, tutto quello che faremo da qui al 30 giugno non sarebbe possibile. Abbiamo voluto iniziare, Sabrina, questa sera con un momento di confronto con altri enti del terzo settore, e abbiamo dato questo titolo, Torino città dei bambini, e invitato qui a parlare con noi gli altri enti che come noi si occupano di bambini sul territorio, e anche la parte sanitaria con la professoressa Franco Fagioli, che ringrazio. Prima però di entrare nel merito, io vorrei chiamare qui Cristina Giovando di Fondazione Sviluppo, che ringrazio nuovamente per il sostegno e per aver creduto e credere con noi in questo progetto. Sono io che ringrazio perché mi dà l'occasione, l'opportunità di dire come Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, che è fondata da Fondazione CRT, si occupa e crede nella rigenerazione urbana. E questo è l'esempio, questo anche se è un piccolo intervento, per una... anche se è un piccolo intervento, dicevo, è comunque un seme importante per questo, per Mirafiori. La nostra, noi vogliamo assolutamente in questa consigliatura occuparci di rigenerazione urbana e sociale. Questo progetto mi ha subito trovata molto d'accordo, perché è stato un modo per mettere insieme pubblico, privato, le associazioni, questo lavorare tutti insieme, questo mettersi in rete, e di questo devo veramente riconoscere che AIEF è stata capace di mettere davvero tutti al tavolo, tutti in rete, i più grandi, i più piccoli, il privato e il pubblico. Quindi grazie a voi di averci dato l'opportunità di segnalare quanto anche CRT tramite questa promozione si occupi di housing e di rigenerazione urbana e creda nello sviluppo e nella rigenerazione di Mirafiori. Grazie mille. Sabrina, vorrei, sì, vorrei solo aggiungere una cosa. Io vado via. Perché poi io mi dimentico i pezzi. Allora, prima di dare la parola al direttore, introduco, ma poi verranno a parlare dopo, ma li voglio ringraziare adesso, le istituzioni, perché senza il loro aiuto, il loro supporto, ovviamente i progetti del sociale riescono ad arrivare fino a un certo punto. Quindi vorrei ringraziare, a cominciare dalla circoscrizione, il presidente Luca Rolandi, che ci è sempre vicino nei nostri progetti, la città, la vice sindaca Michela Favaro, molto impegnata anche sui temi dell'infanzia e della famiglia, e l'assessore Maurizio Marrone, e porto a tutti che i saluti del presidente Cirio, che mi ha telefonato prima dell'inizio, ma stasera alla recita di fine anno di sua figlia, e giustamente è giustificato non essere qui con noi, ma manda i saluti a tutti e l'apprezzamento del progetto. Ora mi taccio e non faccio più il moderatore. Grazie Tommaso. Allora, io vorrei invitare il direttore di gruppo, e a lui dobbiamo un grandissimo applauso, perché prima con Luca, anche lui giornalista, e chi apprezza il vero giornalismo sa quanto Beppe sia veramente un grande, grandissimo giornalista. Uno degli ultimi? No. Ma io ho allevato una squadra di puledri giovani, ovviamente, che secondo me hanno capito che questo mestiere si fa ancora al di là della tecnologia con i mocassini, perché i mocassini ti permettono di andare anche in periferia oltre che in via Roma, no? Lì è tutto facile.
Infatti ci sono sui giornali un sacco di servizi sui barboni di Roma. C'è una ragione, uno ci va a piedi, fa due fotografie e torna a casa. Ecco, per il nostro giornale, che è un giornale nato da una scommessa di tanti anni fa, quando a me e a Massimo Massano hanno detto: ma voi siete pazzi a fare un quotidiano a Torino contro la stampa. Noi abbiamo detto: facciamo un quotidiano a Torino, non contro la stampa. Nella realtà è stata una sfida divertente di marketing. Noi avevamo appena finito di fare Libero con Feltri e finalmente eravamo sbolognati, quindi eravamo felici, anche Feltri, e quindi eravamo disoccupati. Abbiamo pensato di fare un quotidiano per la gente e abbiamo scelto di non prendere nessun giornalista professionista, quindi di prendere dei ragazzi. Mi pare che il risultato abbia funzionato, abbiamo compiuto 21 anni, mi pare sia l'unico quotidiano che non perde copie, che costa poco, perché per la gente deve costare poco. Un giornale non può costare quanto un litro di acqua, secondo me, perché l'informazione è una roba, e questo lo dico davvero con il cuore, perché ci credo, deve essere, è una cosa per tutti. Ecco perché io, che sono anche un po' schivo, chi mi conosce lo sa, sono qua questa sera, no? Perché queste cose, poi io ho incontrato lui, ho scoperto che ho 26 anni, questa cosa mi ha riempito di gioia, no? Perché io credo nei giovani, se no noi vecchi saremo morti. I miei ragazzi sono bravi, lui devo dire un po' più bravo, perché ha avuto il coraggio di mettersi in gioco da solo. Queste robe non si costruiscono, quindi poi si incontrano le persone come Borrello, che c'è scritto in faccia che è uno che scommette. E che... c'è una come lei, c'è una come lei, perché lei è un genio di questo mestiere. Pensate che lei ha nel suo palmarès più diplomati e laureati dell'Università di Torino, ma è straordinario questo. E questo nasce sempre dal privato che sa diventare pubblico, perché poi chi fa un giornale ha delle responsabilità, quella di sbagliare un nome, di scambiare la vittima con l'assassino, di dire che il sindaco è così e che quell'assessore è cos'ha, eccetera eccetera, fatte ovviamente le dovute differenze del ragazzo più pelato d'Europa. Però quando ci sono queste fortunate coincidenze, e allora nascono le cose. Oggi, tra l'altro, un giorno importante, lo dicevo a lui prima, perché il comune si appresta, e poi ce lo dirà il nostro amato vice sindaco femmina, non riesco a dire vice sindaco, io sono proprio un vecchio liberale, sono così, quindi il vice sindaco femmina ce lo dirà, ma oggi è una giornata importante per Torino, perché si comincia a parlare di piano regolatore, e il piano regolatore questa volta, ma tocca alla gente, tocca a quelli come te, alle associazioni, al giornale come il nostro, non di fare la guerra, ma di stimolare chi amministra la città e chi amministra gli enti superiori, la regione in particolare, di capire che oggi non si può più scindere fra centro e periferia. Non esiste più questa roba. Esistono gli individui. E il fatto che siano collocati nei raffiori nord, nei raffiori sud, ad Aurora piuttosto che a Barriera di Milano, non conta per un semplice motivo. Io l'altro giorno ero a piedi e da via Bologna a Piazza Castello ci ho messo un quarto d'ora. Le periferie nel mondo non sono queste. Bisogna girare il mondo per capire che cosa succede in Africa, cosa succede negli Stati Uniti, no? Provate ad andare a piedi a Boston, no? Allora, questo è il momento per cui questi esempi straordinari che il giornale, così come ti ho fatto l'intervista domenica,
e una signora ha telefonato dicendo: ma non è possibile che questo abbia 26 anni. Dopodiché io sono andato dal mio amico Dolce, che è lì, che è uno dei miei figli prediletti, e stavo per dirgli: di ma coglione, ma come ho scritto? Dopodiché ho riletto, sì, nelle nostre scuderie usano termini un po', come dire, battaglia da portare a casa insieme, perché il benessere di una città che ha mille problemi, tu ne hai risolto un pezzettino. Io spero che il giornale e anche altri imprenditori, ma io prometto di farmi interprete di questa roba, anche con la nostra fondazione si possono fare delle cose piccole, piccole, perché le cose grandi sono difficilissime, piccole. E poi trovi quelli che ti danno una mano, le cose diventano medie, poi crescono, eccetera, eccetera. I miracoli non si fanno. Però il nostro giornale è con voi, io mi faccio davvero con tutto il cuore i più grandi in bocca al lupo, auguri mai, in bocca al lupo, che si possono fare. Poi lui domani racconterà questa cosa in mezzo a tutte queste persone. Magari invece di mettere 26 anni mettiamo nel Mettilo. No, ma però vuol dire che l'hanno letta, capisci? Perché gli esempi positivi stimolano, perché ci sarà qualcuno che avrà un po' di voglia di fare, anche di aspirazione, no? E hanno in pubblico, che è l'educazione civica. Ragazzi, siete straordinari. Grazie mille, grazie. Grazie mille. Siete in tanti, tanti amici. Ilenia Serra, che è qui seduta in prima fila, anche lei sempre a fianco delle costruzioni e delle avventure importanti che riguardano i bambini, gli adolescenti. E un ringraziamento anche tra i tuoi collaboratori, i nostri collaboratori, a Martina Benetto, che si occupa di tutta la comunicazione dell'ufficio stampa. Bene. Allora, Federica Battaglino anche Federica, che ha aiutato nell'organizzazione. Grazie Federica. Allora, noi abbiamo posto una domanda. Torino, città dei bambini, con un punto interrogativo. E allora, vorrei invitare qui, insieme a noi, partendo da Franca Fagioli, e se fate degli applausi noi siamo contenti. Direttore del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino, Regina Margherita, benvenuta, benvenuta. Antonio Aidala, presidente della Fondazione Forma, e lo inviterei qui, insieme a noi. La Fondazione Forma all'interno dell'ospedale infantile Regina Margherita. Enrico Pira, presidente dell'UGI, Unione Genitori Italiani. Sì. Poi Daniele Ballarin. Daniele Ballarin, membro del SERG, Arsenale della Pace. E infine Marco Canta. Eccolo qui, vicepresidente e direttore della struttura Casa Ops. Bene, allora, io mi sposto, ci stiamo? Sì, perfetto. Darei subito la parola alla professoressa Fagioli. Con loro ci siamo già briefati e, come vi dicevo, abbiamo questo concerto al quale teniamo in maniera particolare. E allora cercheremo questa sera di fare degli interventi molto televisivi. Franca, a lei la parola. Torino, città dei bambini, punto interrogativo? Assolutamente sì, perché ha un grande ospedale pediatrico, l'ospedale infantile Regina Margherita, che è un centro a livello nazionale e internazionale per la cura e per la presa in carico dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie. È un ospedale in cui si sono sposati il pubblico e il privato, è un ospedale che è stato completamente rinnovato al suo interno, con spazi che curano
che prendono in carico i bambini e le famiglie, con spazi per la privacy, con camere singole per la mamma e per il bambino, con spazi per farli giocare e con spazi per farli studiare. All'interno dell'ospedale sono presenti sia i volontari, poi entriamo nel merito del terzo settore, sia ovviamente la scuola, per quelli che sono i diritti fondamentali dei nostri bambini. Ma direi che l'ospedale Infantile Regina Margherita non è solo questo, non sono solo questi spazi bellissimi che sono stati realizzati. Credo che il concetto della bellezza, ne ha parlato prima lei, anche Tommaso, sia un concetto fondamentale, continuare a ripeterlo: le cose devono essere belle, devono essere vivibili, ma anche un ospedale al suo interno, non all'esterno, è innovato tecnologicamente, quindi possiamo offrire tutti i tipi di terapie più avanzate che ci sono in questo momento. E adesso vorrei che fosse la palla, la passiamo, anzi il microfono, lo passiamo, abbiamo appena nominato una realtà importantissima che è Forma, e quindi lascerei la parola a questo punto all'ingegnere Aidala, Antonino Aidala. Grazie e buonasera a tutti. Credo che... Il desiderio espresso è quello di essere molto breve, spero di esaudire il desiderio. Chi è Forma? Ricordo un attimo la sua nascita. Circa 20 anni fa mi trovavo a Vienna e davanti ad uno splendido Danubio per caso mi imbattei in un biondino, un signore italiano, che trovando me, anch'io italiano in terra straniera, ha cominciato a raccontarmi della sua storia, del suo lavoro e soprattutto dei suoi sogni e dei suoi progetti. L'indomani io tornavo a Torino da una città del nord Europa. L'indomani gli offrì un passaggio in macchina e per 1.010 km, tanto dista Vienna da Torino, mi ha continuato a parlare di questo progetto. Il biondino di cui parlo era il professor Piero Abruzzese, ed il progetto che poi prese il nome di Forma, Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita. Fu molto convincente. Un anno dopo, insieme a tanti altri, mi ritrovai da un notaio a firmare l'atto di nascita della fondazione. Alcuni anni dopo, da volontario, mi chiesero di gestire la fondazione e di dirigerla. Adesso mi trovo qui a parlare in un locale dove il simbolo è Torino, città dei bambini. Io mi trovo proprio a mio agio, anche perché sono nonno di molti nipoti, tanto da poter fare una squadra di calcetto con tutti, con le riserve in panchina. Ma torniamo alla fondazione. Tutti voi conoscete Forma. Ma così come mi ha fatto piacere ricordare un aneddoto della sua nascita, ci tengo a sottolineare come essa sia perfettamente in sintonia con l'obiettivo di questo evento, rendere Torino sempre di più la città dei bambini. Infatti Forma ha scolpito nel suo statuto il suo obiettivo, favorire il benessere del bambino fin dal suo concepimento. E vi saluto cordialmente. Grazie Presidente, lei deve essere un nonno molto, molto simpatico. Ha avuto un'esperienza in casa di un bambino, di un parente, di un figlio. Sa quanto sia importante anche per i genitori, per i familiari, avere delle strutture che aiutano. Chiaramente la sofferenza rimane, il dolore rimane. Ma è così importante un sorriso, un pasto caldo, una casa in cui potersi rifugiare. E le persone che sono qui, che hanno dei ruoli molto importanti, istituzionali, hanno anche un grandissimo cuore. Ed è questo che io vorrei questa sera che voi riusciste a capire. Ci sono le capacità, ci sono gli studi, ci sono tantissime peculiarità e inclinazioni, ma ciò che è fondamentale è il cuore, perché senza il cuore
non si va da nessuna parte. E quindi, perché vi invito a fare un applauso ogni volta che appunto che loro si esprimono? Perché questo ci aiuta, perché non pensate che non ci sia l'emozione. Stiamo parlando di cose molto importanti, stiamo parlando di bambini, di adolescenti, di giovani. E per noi adulti questo è fondamentale la serietà, la professionalità, l'amore e aggiungo di nuovo il cuore. Grazie per tutto ciò che fate. Grazie. Nasce nel 1980. Enrico Pira ne è presidente. A lei lascio la parola e anche questa domanda. Torino, città dei bambini, un desiderata, un sogno, una certezza. Innanzitutto grazie per l'invito, effettivamente Ugi ha una storia di più di 40 anni e se dovessi dire effettivamente che modo può entrare nella frase simbolo di questa sera, città dei bambini, indubbiamente Ugi, come le organizzazioni che appartengono agli amici sinistra qui, sono organizzazioni che cercano di garantire un futuro a questi bambini, perché il futuro di questi bambini, almeno quelli che arrivano nelle nostre strutture, sono bambini che hanno incontrato, almeno per quello che riguarda UCI che si occupa di bambini oncologici, sono bambini che hanno affrontato diverse tappe molto difficili della loro vita, della diagnosi, della terapia e poi del loro futuro. E quindi alla diagnosi della terapia provvede magistralmente Frank, però nel sostegno durante la fase della diagnosi e delle terapie, che spesso sono lunghissime, durano mesi, anni, si è in attesa di trapianti, bisogna dare un luogo che non sia semplicemente un luogo, ma sia un luogo sereno, interpretato dalla nostra organizzazione che ha tutti i meriti di tutte le organizzazioni, ha una peculiarità in quanto è un'organizzazione di genitori per i genitori, cioè la nostra organizzazione è stata fondata, viene gestita da persone che hanno avuto l'esperienza nella loro vita di avere un bambino oncologico, un figlio oncologico. Sociale e lavorativo è una grossa soddisfazione. Grazie Presidente, vorrei adesso dare la parola a Marco Canta, vicepresidente e direttore della struttura Casa Ox. Casa Ox è un bellissimo nome, no? Perché ci ricorda una fiaba che tutti quanti conosciamo. Quest'anno poi tra l'altro il tema del Salone del Libro era proprio lo specchio e quindi in Casa Ox lo specchio è molto importante. Secondo lei, Torino è una città per i bambini? Direi di sì, deve essere una città per tutti i bambini, per i bambini che vivono l'esperienza della malattia, ma per i bambini che arrivano da paesi lontani, per i bambini che hanno condizioni differenti. Ecco, nella nostra casa noi abbiamo provato a lavorare sulla bellezza, cioè sul fatto di rendere il posto bello, ma anche accogliente per tutti, e quindi a Casa Ox si arriva sì, alcune volte segnalati dall'ospedale, dai servizi sociali, ma altre volte anche dal vicino di casa, dall'insegnante, dalla commessa del supermercato, perché crediamo molto in questo concetto di mixité, cioè Casa Ox è un po' il mondo come deve essere, quindi a Casa Ox è giusto che venga frequentata da bambini che vivono la malattia, tutte le malattie, tra l'altro ecco, noi non abbiamo, a differenza di Casa Ugi, una specializzazione sull'oncologia, ma noi accogliamo bambini che arrivano dall'esperienza dell'oncologia, ma anche da tante altre reparti di patologie. Oggi lavoriamo molto con la neuropsichiatria infantile, ad esempio, ma ci piace l'idea che questa casa sia abitata anche dai fratelli di questi bambini, dai genitori, dagli amici, dai compagni di scuola, quindi per noi questo è un concetto importante e fondamentale. Ecco, però per fare questa cosa
per fare la città dei bambini c'è bisogno di bambini e quindi insomma ci devono essere i bambini e bisogna che la nostra società, il nostro paese punti anche a crescere dal punto di vista dell'infanzia dei giovani e quindi ci devono essere i servizi per le famiglie, ma ci devono essere anche gli adulti credibili, gli adulti compagni. Prima lei citava la favola del Mago di Oz, la storia del Mago di Oz, ecco, noi vogliamo essere un po' come i personaggi della storia del Mago di Oz, no? Vogliamo essere a fianco di questi bambini che hanno incontrato la tempesta della vita, della malattia, e vogliamo essere compagni di strada, no? Un po' come lo spaventapasseri, l'omino di latta e il leone. Vogliamo in qualche modo accompagnarli in questo sentiero difficile e offrendo loro un po' di quella quotidianità che loro hanno. Grazie mille. Nel 1961 compie 60 anni, mamma mia, che traguardo importantissimo. Daniele Ballarin è qui in rappresentanza del presidente Ernesto Rivero, che salutiamo perché forse non sta molto bene, è importante, diciamo così, perché lo abbiamo fatto lavorare un po' troppo, è così. Beh, ha 83 anni, per 83 cui un po' conta anche quello. Grazie per l'invito e mi ha fatto piacere ascoltare, no, le parole dette dagli amici qui sul palco e anche di arrivare in questa realtà così insomma che prende piede in questo quartiere di Torino. E un giorno, sì, Serbi nasce nel 64, no? Però l'arsenale della pace arriva nell'83, quindi dopo 20 anni. E per 20 anni ci siamo occupati di attività svolte lontane da Torino, perché il Serling non aveva una casa, una sede. Quando arriva l'arsenale abbiamo iniziato a occuparci di chi era vicino, ed è lì che nasce una piccola trasformazione, cioè la diversificazione. Noi ci siamo accorti di non fare una cosa, ma di imparare a farne tante diverse. E un giorno eravamo lì, questo circa 20 anni fa, io ero arrivato da poco, e alcuni bambini del nostro quartiere, sapete siamo a Porta Palazzo, no? È un quartiere bello animato e pieno di mondo, e hanno iniziato a giocare a calcio utilizzando la porta d'ingresso dell'arsenale come porta di calcio. Per cui loro giocavano e facevano i rigori contro il portone. Allora siamo andati a vedere cosa succedeva, era estate, e perché c'era l'ombra in quel punto. Allora ci siamo messi a giocare un po' con loro, solo che il giorno dopo questi volevano tornare. Solo che noi eravamo impegnati con le grandi cose del mondo, non potevamo perdere tutto questo tempo a giocare a calcio, no? E quindi un giorno, due giorni, tre giorni. Ecco, non nascono mai dei progetti, ma nascono delle relazioni. La relazione poi è generativa, e quindi poi da quel bambino, da quella partita, nasce un'attività che poi si può progettualizzare, certamente. Ecco, è nata un'attività che chiamiamo Arsenale della Piazza, perché era nata in piazza. Però bisogna avere le orecchie aperte e il cuore, no? Che ascolta. Allora un giorno, mentre mai avevamo iniziato a fare tante cose, ad esempio dopo scuola, una bambina cinese nel suo compito ha scritto felicizia, unendo la parola amicizia e felicità, e ha coniato questa parola. E chi di noi era lì ha visto questa parola e ha detto, ma che bella parola. Tant'è che abbiamo deciso di cambiare nome e di chiamare tutte le attività di bambini di Torino lì all'Arsenale della Pace con felicizia. Ecco, ci ha colpito perché noi eravamo molto legati al nostro di nome, ma il suo era più bello, no? È così. E poi gli incontri continuano. Un giorno ci telefona l'ospedale infantile Regina Margherita e ci chiede una cosa che noi non sapevamo fare, perché c'erano le Olimpiadi a Torino, vi ricordate, no? Il 2006. E insomma, nasce un'avventura anche lì, nasce l'avvicinamento con bambini che arrivavano da una storia difficile, più difficile di quella che potevamo immaginare. Arrivano poi storie da paesi lontani, in Kirghizistan, e non so neanche dove fosse. Quando sono andato la prima volta in questura per registrarli, in questura non c'era la casella nel menu a tendina del computer del Kirghizistan. Siamo dovuti tornare dopo una settimana affinché aggiornassero il database della questura, giuro, è andata così, non c'era ancora arrivato nessuno.
Ecco, quindi ecco, gli incontri possono essere generativi e cambiano un pochino anche la cosa.